La pressoché infinita eterogeneità biologica degli ecosistemi presenti sulla Terra ha da sempre incentivato lo scambio di vegetali e di prodotti vegetali fra le varie regioni, spesso anche fra diversi continenti. Alcuni dei vegetali che oggi costituiscono la base della nostra dieta mediterranea, come le patate o i pomodori, sono stati introdotti nel nostro ambiente solo alla fine del XVI secolo, e cioè dopo la scoperta delle Americhe, proprio grazie all'importazione dai paesi di cui erano originari. Ma gli scambi di materiali vegetali purtroppo non comportano solo vantaggi. Spesso, infatti, ad essi si associa una seria minaccia per gli equilibri degli ecosistemi di destinazione. Il commercio internazionale dei vegetali dà vita ad un florido traffico economico a favore dei produttori di paesi esportatori e degli innumerevoli operatori del settore. Il solo settore ortofrutticolo italiano, da gennaio a giugno 2012, ha implicato un'esportazione di circa 1.970.000 tonnellate di vegetali, per un volume di affari di 1 miliardo e 824 milioni di euro. Ad un mondo che cambia e che allarga i propri confini naturali al movimento di uomini e di cose, corrisponde ovviamente anche un movimento di merci, e di merci di natura vegetale. Ora, questo movimento evidentemente fa sì che al trasferimento delle merci vengano trasferiti anche i patogeni che stanno sulle parti vegetali, e questo trasferimento alle volte ci crea dei problemi di natura fitosanitaria, come viene definito il rischio, perché nei luoghi di destinazione questi patogeni non trovano i propri nemici naturali. Ecco che bisogna considerare questo evento e intervenire con dei controlli e con delle barriere di tipo fitosanitario. Dal 2000 ad oggi, in Europa sono stati introdotti ben 233 organismi dannosi, di cui solo 3 sono stati eradicati con successo. Ciò vuol dire che, per quanto accurati possano essere i controlli effettuati dai servizi fitosanitari, molti parassiti si nascondono in piante apparentemente in piena salute, in cui i sintomi possono manifestarsi settimane, a volte mesi, dopo la loro introduzione nel territorio. Per questa ragione, la normativa d'emergenza spesso arriva in ritardo rispetto all'introduzione di un pericoloso parassita, introducendo gravosi obblighi per gli operatori, quando ormai la situazione è degenerata. Un'efficace prevenzione non può quindi fare a meno dell'attiva collaborazione dei vivaisti, attori principali dell'interscambio di materiale vegetale, e degli altri soggetti coinvolti, come titolari di garden center, importatori, agricoltori, tecnici, ricercatori, curatori del verde, eccetera. Ma come attuano la prevenzione i servizi fitosanitari? L'Unione Europea, per salvaguardare il patrimonio vegetale presente in tutti gli Stati membri della comunità, ha emanato specifiche normative fitosanitarie. Queste normative prescrivono in particolare la possibilità di adottare delle misure per salvaguardare i vegetali e i prodotti vegetali dall'attacco di organismi nocivi che possono pervenire da paesi esterni all'Unione Europea stessa. Per cui i servizi fitosanitari di tutti i Paesi membri sono in grado di adottare le misure di salvaguardia che possono garantire appunto la preservazione della qualità delle produzioni vegetali e lo stato fitosanitario delle stesse. A livello di Paese Italia esiste un servizio fitosanitario centrale che ha sede presso il Ministero, il quale servizio ha delle diramazioni funzionali, direi, per ogni singola regione. Per meglio dire, ciascuna regione prevede all'interno delle attività della pubblica amministrazione un servizio che è appunto il servizio fitosanitario regionale, che adotta tutte le misure emanate sia a livello europeo sia a seguito di coordinamento dell'attività del servizio fitosanitario centrale presso il Ministero. In particolare la Regione Sicilia ha riorganizzato in questo ultimo biennio il proprio servizio fitosanitario, istituendo, oltre ai due OMP che operano come coordinamento tecnico-scientifico tra le due parti della Regione Sicilia, orientale e occidentale, cioè l'Osservatorio delle Malattie delle Piante di Palermo e quello di Acireale, che finora erano gli bracci tecnici del servizio centrale presso l'assessorato, operano, dicevo, altre 7 unità fitosanitarie, ciascuna in ogni provincia.
ovviamente è un servizio coordinato a livello dell'assessorato agricoltura e foreste presso il servizio fitosanitario regionale. L'applicazione delle norme fitosanitarie e cogenti viene garantita dall'ispettore fitosanitario, la cui figura e funzione è definita per legge dal decreto 214 e sue successive modifiche ed integrazioni. Oggi la norma identifica, oltre alla figura dell'ispettore, anche la figura dell'agente fitosanitario, che di fatto svolge un ruolo di supporto all'ispettore stesso, fatte salve le certificazioni fito e le prescrizioni di misure ufficiali che rimangono di stretta competenza dell'ispettore fitosanitario. In Sicilia il servizio viene assicurato da circa 60 ispettori distribuiti nelle varie province. Gli ispettori fitosanitari iscritti ad un elenco nazionale hanno, nell'ambito della loro funzione, compiti di polizia giudiziaria e sono pertanto ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice Penale. Il servizio si prefigge di ottenere gli obiettivi di controllo del rischio fitosanitario attraverso la verifica dei requisiti delle aziende da abilitare e ai controlli sul processo produttivo delle piante e sulla commercializzazione. Chiunque svolge attività di produzione, commercializzazione e importazione di prodotti vegetali e vegetali deve essere in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale. In Sicilia particolare rilevanza assume l'attività di produzione e commercializzazione di agrumi, nonché quella di piante che viene ordinariamente espletata dai vivaisti presenti nel territorio regionale. Tutti questi soggetti devono essere autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Per ciascuna categoria di attività, la normativa definisce i requisiti di professionalità e di dotazione minima delle attrezzature occorrenti, nonché gli obblighi o prescrizioni che le ditte autorizzate sono tenute a rispettare. Vediamo quali categorie devono essere autorizzate. I produttori di piante e relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo. I commercianti all'ingrosso di piante e relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi seme. Gli importatori da paesi terzi di vegetali regolamentati dalla normativa vigente, ad esempio piantine di pomodoro, bacche di melanzane, frutti di agrumi, di pero, di melo, di pesco, di albicocco, legname di quercia, di platano, di pioppo e di conifere, nonché di sementi delle piante agrarie, orticole e forestali, coloro che commercializzano all'ingrosso tuberi di patate da consumo e frutti di agrumi, produttori, commercianti, centri di raccolta collettivi e di trasformazione. I produttori e commercianti all'ingrosso di legname, come ad esempio platano e castagno. I produttori e commercianti di micelio fungino, destinato alla produzione di funghi coltivati. Coloro che applicano il marchio obbligatorio della FAO sugli imballaggi in legno. Quali categorie sono esonerate? I commercianti al dettaglio, che vendono vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione, come ad esempio gli utenti finali. I produttori di patate da consumo e di agrumi, che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che vendono al minuto. I riproduttori di sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera. I soggetti che cedono piante adulte ad aziende autorizzate, come nel caso di dismissione di frutteti. I rivenditori di sementi già confezionate e etichettate. Gli importatori occasionali dotati di specifica autorizzazione. Gli importatori di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione per uso personale. Oltre all'autorizzazione fitosanitaria, nella maggior parte dei casi esiste anche un altro obbligo, cioè quello di essere iscritto al registro ufficiale dei produttori, per brevità definito RUP, che non è altro che un archivio di soggetti che per attività professionale producono, commercializzano o importano vegetali da paesi extraeuropei, proprio per limitare il rischio di introduzione di patogeni non presenti in Europa. Devono essere iscritti al registro ufficiale dei produttori i produttori e i commercianti all'ingrosso di vegetali. In particolare però sono esentati dall'iscrizione al registro ufficiale dei produttori i piccoli produttori, che sono coloro che commercializzano nell'ambito del mercato locale.
sono anche esonerati coloro che vendono direttamente i prodotti vegetali agli utilizzatori finali, cioè a coloro che non sono professionalmente impegnati nelle attività di produzione agricola o di produzione di vegetali. Ma cos'è il passaporto delle piante? È un documento di accompagnamento intracomunitario delle merci. Viene autorizzato l'uso del passaporto dal servizio fitosanitario regionale e può essere autorizzato soltanto ai soggetti che hanno già autorizzazione fitosanitaria e sono iscritti al registro unico ufficiale dei produttori. Serve in buona sostanza a tracciare le merci per quanto riguarda gli aspetti sanitari e quindi l'assenza di organismi da quarantena. Nella maggior parte dei casi si usa il passaporto di tipo A, che ha connotazioni generiche. Ecco le indicazioni per la compilazione dell'etichetta. Per indicare lo Stato membro in cui la merce è stata prodotta, si può anche usare la sigla, che per l'Italia è I, mentre il servizio fitosanitario siciliano è rappresentato dal codice 19. Va indicato il codice del produttore, cioè il numero dell'autorizzazione rilasciata dal servizio, il numero di serie, di settimana o di partita, il nome botanico, la quantità e la provenienza. Nel caso di sementi, materiale di moltiplicazione e patate da seme, tali notizie possono essere integrate con le ulteriori specifiche richieste nei differenti casi. È consentito riportare le informazioni di norma indicate sul tradizionale passaporto delle piante direttamente su un documento di accompagnamento, come la fattura o il documento di trasporto. In questo caso, il numero del passaporto coincide con quello del documento e può riferirsi anche ad una partita di vegetali non omogenea. È questo il caso del cosiddetto passaporto semplificato. Il destinatario del passaporto è, nella maggior parte dei casi, l'utilizzatore finale professionalmente impegnato nella produzione o nel commercio di vegetali. Questi è tenuto a conservare i passaporti in suo possesso per almeno un anno. Per alcuni vegetali, le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante sia apposto dal produttore sulla minima unità commerciale per accompagnare la merce anche nella vendita al dettaglio. È il caso, per esempio, di piante di palme con diametro del fusto superiore ai 5 cm. Ma non tutti i vegetali devono essere accompagnati dal passaporto. È opportuno ribadire che i vegetali venduti al dettaglio o prodotti dai cosiddetti piccoli produttori non necessitano di passaporto vegetale. L'unico caso ad esclusione è quello delle palme, che sono in ogni caso soggette al passaporto vegetale per il rischio di diffusione del punteruolo rosso e di altri organismi dannosi. Non sono inoltre tenuti al rilascio del passaporto vegetale i soggetti che non sono professionalmente impegnati nelle attività di produzione, commercializzazione e vendita. Per l'esportazione all'estero, il passaporto vegetale è sostituito dal cosiddetto certificato fitosanitario. Nel caso in cui i vegetali siano destinati ad una cosiddetta zona protetta, cioè da tutelare nei confronti di organismi non presenti, ma potenzialmente pericolosi, si usa il passaporto di tipo ZP. Tale tipo di passaporto riporta, oltre alle consuete informazioni, la dicitura ZP, il nome delle zone protette per le quali il prodotto è qualificato, la lettera e il numero che identifica l'organismo potenzialmente nocivo. Il passaporto delle piante di sostituzione RP, Replacement Passport, si autorizza di volta in volta su specifica richiesta al servizio fitosanitario regionale da parte del soggetto interessato iscritto al registro ufficiale dei produttori, nel caso in cui un lotto di merce per la quale è già stato emesso un passaporto debba essere ripartito o nel caso in cui la situazione fitosanitaria prima certificata sia mutata. Su tale tipo di passaporto, oltre al codice del produttore che lo emette, va registrato anche il codice del produttore originario. Che si tratti di passaporto di tipo A, semplificato, ZP o RP, coloro che sono autorizzati al suo uso devono tenere un apposito registro dei vegetali. Le transazioni di vegetali che richiedono il passaporto devono essere riportate sul registro dei vegetali vidimato dall'ufficio fitosanitario competente, tenuto presso ciascun centro aziendale. Per ogni operazione va indicato il numero d'ordine, la data e la denominazione del vegetale.
Nella sezione dedicata al carico si riportano le produzioni, ad esempio semine, e gli acquisti, precisando le quantità, il codice produttore dei vegetali oggetto di transazione, il numero del passaporto della partita di merce e la provenienza. Nella sezione dedicata allo scarico si specificano le quantità vendute, il numero di passaporto, la nazionalità dell'acquirente ed eventualmente il codice zona protetta. Bene chiarire che il passaporto vegetale, sia esso di tipo A, Z, P o di qualunque altro tipo, non è assimilabile all'idea di passaporto che noi tutti abbiamo. Infatti, trattasi di un documento di accompagnamento di partite di merci vegetali. Ogni immissione sul mercato di questa merce deve essere accompagnata da un nuovo passaporto. Inoltre, è meglio precisare che il passaporto vegetale non è relativo alla singola specie da commercializzare, ma alla partita. Per cui, ad esempio, per le palme, chi è autorizzato a emettere il passaporto vegetale dovrà, ad ogni immissione sul mercato, emettere un nuovo passaporto. Una categoria che merita un approfondimento è quella dei vivaisti che producono e commercializzano piante e soprattutto materiali di moltiplicazione delle piante. Questi devono accreditarsi come fornitori presso il servizio fitosanitario, il quale vigila sulla base di specifici disciplinari per specie sulle varie fasi del processo produttivo, sulla buona qualità del materiale iniziale, verifica l'identità varietale e i requisiti fenologici, cioè vigore e dimensioni soddisfacenti, nonché l'assenza di parassiti da quarantena e di qualità. Il requisito minimo da possedere è il cosiddetto CAC, cioè Conformitas Agraria Communitatis, il quale garantisce solo per i fruttiferi l'assenza di parassiti da quarantena e di qualità. Chi lo desidera può produrre materiali di propagazione d'eccellenza seguendo le procedure stabilite sui disciplinari per ottenere certificazioni come ad esempio la virus esente o la virus controllato. Come detto finora, la materia è normata da una serie di regole di carattere comunitario e nazionale assolutamente complesse, così come complesse sono le procedure da applicare e qualche volta anche variabili in funzione degli aggiornamenti e della nuova ricerca. È evidente che però questo è a tutela del consumatore, e a tutela del consumatore direttamente e indirettamente, in quanto proteggiamo le piante, ma proteggiamo anche la nostra salute, perché l'introduzione di nuovi organismi prevede la lotta agli stessi e quindi anche l'utilizzo di prodotti i cui residui potrebbero essere nocivi per la salute. Quindi proteggere le piante significa anche proteggere l'interesse dei consumatori e di coloro i quali le commercializzano. È evidente che tutto questo non ci deve fare perdere di vista che la cosa più importante è lavorare all'interno della norma, quindi lavorare quando gli operatori sono autorizzati e controllati. La lotta all'abusivismo quindi assume una connotazione primaria, nello stesso interesse di coloro i quali fanno queste attività, dei soggetti interessati, perché tali soggetti verrebbero, lavorando all'interno delle regole, non solo ad abbassare i loro rischi commerciali, ma anche verrebbero tutelati da un servizio che, oltre che di controllo, diventa anche di assistenza. Costa poco ed è conveniente, quindi il servizio fitosanitario lavora nell'interesse di tutti. Riassumendo, chiunque svolga attività di produzione, commercio e importazione di vegetali o prodotti vegetali disciplinati dalla normativa vigente deve essere in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale. Cosa fare per ottenere l'autorizzazione? L'istanza per ottenere l'autorizzazione va formulata compilando l'apposita modulistica nelle varie articolazioni, a seconda dei settori di proprio interesse. È reperibile presso il sito istituzionale dell'Assessorato alle risorse agricole e alimentari. Basta scaricarla, compilare l'istanza e recarsi al più vicino ufficio fitosanitario per provincia o presso i due osservatori per le malattie delle piante di Palermo o Acireale. L'autorizzazione è il primo passo per iniziare una delle attività più interessanti e stimolanti del settore agricolo. Citando le parole di due illustri esperti di vivaismo vitivinicolo, Gianfranco Tempesta e Monica Fiorilo,
Il vivaista deve avere passione per il suo mestiere ed essere contemporaneamente un artista, un poeta, un visionario, per poter consigliare al meglio il cliente. In pratica, una figura professionale dalle molteplici sfaccettature, che ha pochi eguali. Deve conoscere molto bene le caratteristiche dell'area dove saranno messe a dimora le sue barbatelle, le varietà che produce, le tendenze del mercato. All'occorrenza deve saper diventare un consigliere per il cliente indeciso, incapace di districarsi tra le mode del momento e le opinioni degli esperti, che mancano spesso di lungimiranza.